Ok, questa storia mi ha leggermente spaventato, quindi è per veri coraggiosi. È tipo un film tratto da una storia vera. Io, per esempio, non ho paura di una pellicola fin quando non viene fuori la scritta tratto da una storia vera. Voi no? Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questo nuovo racconto tratto da una storia vera che spero farà riflettere molti genitori in modo da aiutarli di più con la sicurezza dei propri figli. Se siete già passati dal mio canale Telegram di sconti ufficiale per risparmiare ogni mese qualcosa, allora seduraiatevi e partiamo. Come avevo detto nell'introduzione, la sicurezza dei figli è importantissima. Non importa cosa può costare, ma bisogna fare di tutto per tenerli al sicuro, specialmente da piccoli quando sono in un'età fragile. E come sappiamo benissimo, il mondo è fatto sia di brave persone che di cattive. Oggi parleremo di una famiglia che si è ritrovata nel peggiore degli eventi, nell'incubo di qualunque tutore, cioè fare di tutto per proteggere i propri figli e non riuscirci. Siamo nel nord del Mississippi e Ashley LeMay attualmente è mamma di 4 figlie. Insieme al marito ha deciso un giorno di installare delle telecamere di sicurezza nelle loro stanze. Sono tutte vivaci e corrono qua e là come schegge, per fortuna direi, ma per quella di 4 anni le cose sono diverse. Soffre di una rara malattia che potrebbe farle venire un attacco di cuore in qualsiasi momento. Per questo motivo ha installato una telecamera nella sua stanza e anche ovviamente per essere più tranquilla la notte e non dover andare a controllare sempre nel panico. Facendo pure i turni serali come ricercatrice in un laboratorio deve stare spesso lontana da casa. C'è ovviamente il marito, ma come detto prima, la sicurezza non è mai abbastanza. Durante il Black Friday dell'anno scorso i due avevano trovato una telecamera di sicurezza del famoso marchio Ring, che negli Stati Uniti è rinomata per le sue apparecchiature, e anche in Italia è possibile trovare qualcosa online, anche se non sono molto utilizzate dalle nostre parti. Comunque sia, dopo l'installazione e dopo aver scaricato le varie applicazioni sembrava tutto a posto. Ma il 4 dicembre 2019 le cose erano cambiate. Ashley era a lavoro e il marito a guardare la televisione in una serata apparentemente tranquilla, finché Alyssa, la figlia di 8 anni, non sentì una strana voce dalla sua stanza. Per curiosità andò a sentire. Una voce all'improvviso le disse: «Cola, sono Babbo Natale, fai quello che vuoi in questo momento. Disordina la tua stanza, gioca, guarda la televisione». La bambina, spaventata a morte, corse subito giù chiamando il padre nel panico. Quest'ultimo ritornò nella stanza ma non vide nulla. Allora pensò si fosse spaventata semplicemente per via di qualche suono esterno, ma la storia non era finita. La sera dopo quella voce era tornata, questa volta insistente. Iniziò ad incoraggiare addirittura Alyssa a fare qualcosa, anche a comportarsi male con i genitori. Lei invece iniziò a piangere piano piano. La voce insisteva ancora. «Cassina, parla con me!» Alyssa allora smise per un attimo di piangere pensando magari fosse la madre. Chiese quindi direttamente alla telecamera, ma la risposta fu negativa e aggiunse poi: «Miglior amico, puoi fare quello che vuoi quando ci sono io qua, Alyssa». Allora Alyssa scappò di corsa di nuovo dal padre, che chiamò Ashley per sapere se era stata lei a spaventare i bambini con qualche strana applicazione. Inserendo, che ne so, una modalità vocale alla telecamera, la donna disse di no. A questo punto i genitori disperati chiamarono direttamente l'azienda produttrice per capire la situazione. E essa aveva compreso tutto. Era un hacker, aveva violato i loro sistemi di sicurezza. I genitori così tolsero la videocamera dalla stanza da letto, ma non avevano idea del tipo di materiale che l'hacker avesse raccolto fino a quel momento. Non molto più tardi chiesero maggiori spiegazioni a Ring su come fosse possibile che le loro telecamere fossero così facilmente hackerabili. Quest'ultima diede invece la colpa ai genitori perché non avevano utilizzato una password solida e abilitato l'autenticazione a due fasi. Ashley e suo marito si rivolsero a internet allora. Erano arrabbiati e ovviamente spaventati. Speravano almeno di capire se c'era qualcosa di compromettente uscito in rete. Inside Edition, famoso canale YouTube che tratta di storie di ogni tipo, aveva pubblicato una loro intervista. Così Ring, finalmente capendo che la situazione ormai era di proprietà mondiale, scrisse un comunicato ufficiale dove prometteva avrebbe controllato la falla nella sicurezza, che aveva permesso all'hacker di fare certe cose. La famiglia non dimenticherà mai una cosa del genere, ma non vuole rinunciare alle telecamere perché sono un modo molto efficiente per tenere d'occhio le loro bambine. Cercherà da adesso in poi di utilizzare password diverse, più complesse e autenticazioni a più fasi. Hanno ammesso in effetti che hanno la stessa password per quasi tutti i siti a cui sono iscritti, cosa molto comune che quasi ogni essere umano fa. Tutto ciò insegna quindi che è importante la sicurezza dei figli, ma è importante anche fare le cose come si deve. Anche adesso, se avete degli account Google, cercate di aumentare la sicurezza collegando tutto al vostro smartphone.
in modo che vi chieda il consenso ogni volta che fate un accesso da un computer nuovo o da un telefono nuovo, e dalla pagina dell'account controllate quali sono i dispositivi che avete utilizzato negli ultimi mesi. Potreste anche ritrovarvi con brutte sorprese. Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh, io a volte sì, e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte, ma molte più cose di noi, circa il 40% in più, film o telefilm unici che non vedremo mai, a meno che non usiamo un VPN, proprio come CyberGhost. Però questa è differente dalle altre, ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet, potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua, di ogni genere di paese, utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix, ed eccone alcune. L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux e altri ancora. E con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione. Così da pagare solo 2 euro al mese. Il miglior prezzo finora sul mercato. E nel caso non siate contenti, entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. Per concludere il video spero vi sia piaciuto e abbiate imparato qualcosa di nuovo dalla storia. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.